Allacciate le cinture, il nuovo film di Ferzan Özpetek al cinema dal 6 marzo. Siamo qui oggi alla conferenza stampa per ascoltare cosa ci dicono i protagonisti e il regista. Allacciate le cinture, il titolo, perché nell'arco della vita ci capiterà per forza di cose un momento che dobbiamo allacciare le cinture. Turbolenza. Una turbolenza che arriva a tutti, per forza. Può essere qualsiasi cosa questo, ma arriva, per quello è allacciare le cinture, non è né l'aereo né la macchina, ma la vita. Poi questa cosa appunto del titolo, un attimo, tornando al titolo, del momento importante che ti scuote, in questo film ci sono due momenti per il mio personaggio, dove tutto viene ridimensionato e semplificato, che è il momento di incontro con Antonio, quindi l'amore, e poi guardare in faccia la morte, quindi la morte. Credo che sono due cose che nella vita ti riportano a te stesso, danno il senso al tempo, e sono dei momenti forse in quale riesci a vederti. Questo film per me racconta questo, quindi è stato, c'è anche il discorso di accettare, avrei accettato qualsiasi ruolo, comparsa, non è quello, è proprio il momento, il tempismo di questa storia che è arrivata nella mia vita era perfetto. Perché Ferzan, il primo giorno che abbiamo fatto la lettura, mi ha detto: tu sei una sostituzione, quindi io non ti volevo. Molto bene, grazie, piacere. E poi il giorno che sono arrivato sul set, mi ha detto: sostituzione. Come? Poi sono stato accettato, appunto. È stata una vera sorpresa per me lavorare con lui, anche se ho tagliato molte scene su lui, però... Ma è l'unico che parla Sì, esatto. Lui infatti mi ha detto: non ti voglio, però devi fare il balbuziente, le cese. Anche sono molto divertita, molto molto divertita. È stato come andare a fare una bella scampagnata. Poi niente, ringrazio Ferzan per l'opportunità che mi ha dato di interpretare questo ruolo. Obiettivamente è un ruolo molto difficile, rispetto a tutti i video che ho fatto in passato. Era una sfida molto difficoltà che hai sentito in questo ruolo? Potrei essere banale e dire tutto, però innanzitutto la parte dopo, dei 14 anni, perché il personaggio che mette i 14 anni è difficile poi stabilire le movenze e tutto, cioè è stato un film estremamente complicato per tutti. Il mio è un personaggio che purtroppo, lo dico, doveva rimanere un po' freddo da un certo punto di vista, e non ho avuto modo di, non poteva avere un grande trasporto emotivo, proprio perché è un po' anche il ruolo del medico, del dottore, insomma, ecco, di riuscirmi un po' in disparte. Per il resto nulla, io sono più emozionata. Sei così emozionata con il tuo grande successo invece nella Finch, eccetera. Allora, non c'è paragone. Non c'è paragone. Lasciamo. No, nulla, io dico una cosa, ecco, rispetto al discorso che facciamo sul tempo, di come, ecco, magari per quanto riguarda il mio personaggio, di trovare una ragazza così vivace, così viva e riscoprirla poi dopo tanti anni diversa, malata, ecco, questi sono un po' quando dice, ho visto una foto di 14 anni fa ed era molto diverso. E il tempo è quello che, insomma, ci cambia la vita. Il mio personaggio non so se è stato lui a scegliermi, perché non te lo direi mai giudicare un personaggio, ma il regista non ha fatto altro che dire cose orrende in continuazione, quindi spero che non ci sia oggi sta cercando di farsi perdonare tutto questa cosa, insomma. No, io sono felicissima di aver lavorato di nuovo con Ferzan, perché lavorare con lui è diverso, lo dico molto schiettamente, perché si lavora 8 milioni di volte meglio, ma da prima, da quando inizia a fare le prove sulla location, ma quello non è mai invitato a fare una prova di location con il direttore della fotografia. E il fatto che tu possa essere lì, prendi confidenza con il luogo, con le azioni che puoi fare, insomma, hai una possibilità per studiare maggiore. E poi ci si diverte, come diceva Francesco, si gioca, e quindi non c'è mai un momento cervellotico che possa renderti meccanico o strano. Insomma, speriamo che capiti. È un film sull'amore, questo. Tutti parlano d'amore e tutti i personaggi si amano in questo film.
tutti noi abbiamo provato i sentimenti che raccontano questo film o abbiamo paura di provarli in futuro. Questo è un film sulla vita, tutti siamo passati attraverso queste cose. Il personaggio mio e di Elena probabilmente aiuta a alleggerire il dolore. Però io ricordo benissimo quando è morto mio padre. Il dolore che provavo, che era il dolore più forte della mia vita, a tratti mi faceva esprimere grandi risate. Sì, come Luisa Ranieri, sono stato l'eccesso, anch'io sono stato l'eccesso. E vabbè, non posso che non ringraziare Ferzan e Gianni Romoli, hanno scritto questo ruolo che era scritto così meraviglioso già alla lettura, che era una perla già leggendola. Noi già dalla prima lettura si creava una strana tensione, insomma, quindi io sono pazza di gioia di aver avuto la possibilità di interpretare questo ruolo, che tra l'altro libera anche di tante visime d'attrice, perché non ti curi più della luce, sei roba, è una cosa meravigliosa. No, io dico, ho giocato molto sul tempo, la vita, l'amicizia, le malattie, tutto quello che può capitare, raccontato tutto attraverso una forte, grande storia d'amore, questo volevo raccontare io. Perché quello che ho 55 anni, quello che vedo in questo momento, quello che mi rimane forte, e sono due cose, l'amore e l'amicizia, sono quei due sentimenti forti. E c'è una cosa anche che si può aggiungere a questo, è quella che si chiama la solidarietà tra le persone, quella è un'altra cosa molto forte.